Nel video di oggi vi mostrerò una nuova ricetta. Ma prima di iniziare, metti mi piace e attiva la campanella delle notifiche, per non perderti i prossimi video. Spruzza questo in casa tua e un'ora dopo non vedrai mai più zanzare. Le piogge estive e le temperature calde attirano molte zanzare. Sapevi che le zanzare sono più attive a temperature superiori ai 30 gradi? Con così tante malattie trasmesse dalle zanzare, non c'è niente di meglio che sapere come proteggere te stesso e la tua famiglia da questi fastidiosi insetti. Dopo aver provato questa ricetta, vedrai un notevole miglioramento. Ecco perché vogliamo condividere questo trucco con te. Ma prima dici, quali insetti ti danno più fastidio in casa? Nel video di oggi imparerai come preparare una ricetta naturale per sbarazzarti delle zanzare. Sebbene molti li considerino visitatori fastidiosi, le zanzare svolgono un ruolo importante in natura. Pertanto, invece di ucciderle, dovresti pensare a delle alternative per tenerle lontane dalla tua casa o dal tuo giardino. Ed ora ti dirò come fare, con questa semplicissima ricetta. L'aceto ha un odore molto sgradevole per zanzare. I chiodi di garofano, invece, sono ricchi di eugenolo, una sostanza dalle proprietà insetticide. È considerato un potente antisettico e battericida che tiene lontane le zanzare. L'alloro, a sua volta, ha un odore specifico che scoraggia gli insetti e impedisce loro di riprodursi. Incredibile, vero? Ora annota gli ingredienti per la ricetta. 2 cucchiai di chiodi di garofano. 2 foglie di alloro. Mezza tazza di aceto bianco. Un bicchiere d'acqua. Procedimento. Mettere l'acqua in una pentola, aggiungere i chiodi di garofano e le foglie di alloro e far bollire per 10 minuti. Lascia che si raffreddi. Filtratelo, aggiungete l'aceto bianco e mescolate bene. Metti la soluzione in un flacone spray ed è pronta per l'uso. Dal momento che odora di chiodi di garofano, puoi usare questa miscela per pulire il tavolo da pranzo. Il pavimento, i ripiani, il divano e anche le finestre. Ciò manterrà le zanzare lontane dalla tua casa. Provalo e poi condividi la tua esperienza con noi. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace e condividilo.